Siamo qui con Giorgio Gagliardi dell'Arci Francesco Iovine di Guglionesi davanti all'ormai ex istituto magistrale Domenico Pace di Guglionesi, chiuso ormai da 6 anni dal lontano terremoto che colpì il Basso Molise il 16 agosto 2018. Giorgio, perché siamo qui oggi con tutte queste belle signore? Ma nella presentazione abbiamo richiamato molto brevemente il tema. Questa scuola è stata chiusa a seguito del sisma del 2018, agosto più o meno, e nel novembre del 2018 l'allora ministro alla pubblica istruzione stanziò per le scuole in Molise 3 milioni 600 e rotti, di cui 2 milioni 550 destinati al ripristino di questa scuola. Dal novembre del 2018 fino ad oggi non c'è stato nessun passo avanti. I soldi sono, tra virgolette, disponibili e la scuola resta chiusa. Nel 2021 così si era avanzata un'idea addirittura di buttare giù l'immobile e ricostruirlo, però ad oggi non c'è nulla. Allora, tra le due ipotesi non spetta a noi scegliere, ripristinare o abbattere e ricostruire. L'importante però è scegliere, altrimenti si rischia di fare come quelli che vanno al ristorante, che nell'incertezza rimangono digiuni. Noto qui che siete tutte persone adulte che però non hanno figli a scuola. Che cosa significa per voi combattere per far sì che questa scuola torni a splendere, visto che figli non ne avete e neanche nipoti che vanno alle superiori? Allora, qua richiamo il bellissimo video di presentazione del professor Zamagni, cittadino onorario di Guglionesi, lo ricordo sempre, che nella presentazione dell'iniziativa delle giornate di Bertinoro sull'economia civile ha tratteggiato, ha delineato il nuovo ruolo del terzo settore, dico nuovo, non scoperto ieri ovviamente, dove il terzo settore deve impegnarsi non solo, dice il professor Zamagni, a lenire le ferite, ma anche affrontare i problemi. Allora noi dobbiamo abituarci ad affrontare i problemi di una comunità che deve crescere. Questo è un pezzo. Seguiranno altri incontri dove andremo a toccare altri temi altrettanto importanti. Questo è lo scenario, questo è il quadro che vogliamo delineare, e quindi l'incontro di oggi si inserisce in questo quadro. È chiaro che che cosa significa riaprire questa scuola? Significa riorganizzare la frequenza degli alunni e significa soprattutto rendere disponibili nuovi locali che per il terzo settore, per gli enti e le associazioni di promozione sociale potrebbero essere utili per sviluppare delle nuove iniziative a favore della comunità. Anche perché l'Istituto Omnicomprensivo Giulio Rivera adesso ha tanti iscritti, quindi cresce di anno in anno e la struttura di Piazza Indipendenza non può raggruppare tanti ragazzi. Ma il fatto che cresca sicuramente è sintomo di salute e soprattutto di capacità e di competenza, no, della stessa scuola. E questo ovviamente richiama da un lato l'esigenza di aprire questa scuola, però dall'altro, come dicevo prima, richiama soprattutto l'esigenza nostra come associazione in genere, non solo la nostra ovviamente, di guardare di più al territorio in termini di interventi, di possibili interventi per migliorare quello che è la nostra comunità sostanzialmente. Quindi cosa chiedete? Ma chiediamo intanto che venga verificato, io dico così per cautela, la disponibilità dei fondi 2.550.000, dopodiché ci si metta seduti e non ci vogliono mesi, scegliere la strada migliore di ripristino della struttura e portarla avanti, ovviamente con i tempi tecnici, ma però portarla avanti. Ad oggi non mi risulta, poi qualcuno mi potrà smentire, che ci siano stati passi in avanti in tal senso. Grazie.